Buongiorno a tutti. Questa è una storia di bambine malate, molto malate e pericolose. Morgan è una bella bimba bionda con gli occhi azzurri. Vive a Waukesha con i genitori Matt e Angie. Angie fa la cameriera in un ristorante a tema spie, le solite stupidaggini per bovari che trovano divertente che la cameriera li saluti dicendo: "Ciao spie! Vi aiuterò nella vostra missione per il cibo" e che disponga le posate dicendo: "Ecco le vostre armi di consumo di massa", un posto dove la povera donna è costretta a dire: "Posso aiutarvi a cancellare le prove" mentre si accinge a sparecchiare. Si può ordinare un cilindro di carne di maiale arrosto chiamato nel menu "Crisi dei missili di Cuba" oppure una frittura furtiva di pesce o ancora licenza di uccidere i macaroni. Il resto, per cortesia, leggetevelo voi sul sito safehouse.com. È in questo leggiadro luogo di diporto che Angie incontra Matt, che fa il buttafuori e pare non sia il tipo che abbia paura di dirimere con le mani le divergenze intellettuali che si possano scatenare tra gli avventori. No, le sue paure sono altre. Quando si guarda allo specchio, dietro di lui c'è il demonio. Quando guida, sul sedile posteriore siede il demonio. A volte vede arcobaleni che circondano la luce dei lampioni, a volte serie numeriche che si susseguono velocemente, altre volte ancora motivi geometrici che appaiono e dispaiono in rapida successione. In un'intervista commovente dirà: "So benissimo che il demonio che vedo non è reale, eppure lo vedo. Non è reale, eppure è lì. È al tempo stesso reale e irreale. È la schizofrenia, bellezza. Etimologicamente significa mente divisa. E spesso non semplicemente divisa in due, ma indefinitamente frammentata. Sintomi schizofrenici come quelli che ho riferito si possono ottenere sperimentalmente, in ambiente protetto, con l'assunzione di sostanze allucinogene molto famose, che i più presuntuosi chiamano enteogeni, e cioè letteralmente generatori del Dio interiore. Non è proprio il caso di Matt. Lui è stato ospedalizzato più volte in età puberale e purtroppo la schizofrenia è una malattia che prima si manifesta e meno guarisce, o meglio, meno va in remissione e, quando ci va, lo fa rendendo il soggetto un invalido anche dal punto di vista cognitivo. Altra cosa, Matt non è un violento. Magari all'ex moglie qualche volta ha fatto paura, ma per il suo stato mentale disorganizzato e non per timore di aggressioni. Lui non è violento. Sua figlia Morgan, purtroppo per lei, lo sarà eccome. I genitori di Matt sono dei meravigliosi mormoni che lo sostengono: "Figliuolo, sei un prescelto da Dio in persona, e però devi superare queste prove di dignità. Sopporta dunque stoicamente". Vero o falso che sia, ed io non sono del tutto sicuro che sia una semplice bugia per vendere un foglio in più, sembra che egli abbia percepito che la sorellina nel ventre della madre fosse morta. Glielo dice, lei non lo crede, ma è così, la sorellina è morta per davvero. Matt l'ha saputo perché un fantasma librantesi nell'aria sopra di lui gli ha detto "arrivederci" ed è scomparso. Sembra che i figli degli schizofrenici rischino statisticamente 40 volte tanto di contrarre la medesima malattia, chissà se per questioni genetiche mai appurate o più semplicemente perché deve essere traumatico per un bambino vivere con un genitore schizofrenico. Dovrebbe essere intuitivo, tuttavia è più rassicurante sforzarsi di individuare una precisa sequenza genetica responsabile del disordine mentale. Obbedisce meglio alle forze che dominano questi tempi in cui si pretende l'essere umano nulla più che un complesso laboratorio di biochimica. Come che sia, quando Morgan ha 2 anni, Matt cerca di porre fine alla sua esistenza e rimane per un po' in ospedale. Fin dall'età prescolare, Morgan è circondata da alcuni amici, due cavie di nome Thor e Loki, due nomi impegnativi per un paio di animaletti di pochi grammi, e da Maggie e Siv.
A volte Morgan posa il capo sul petto di Siv e sente il suo cuore battere. Sembra che Siv dorma spesso con lei e abbia la pessima abitudine, nel sonno, di sbavarle tra i capelli. Morgan se ne accorge al mattino quando si ritrova i capelli impiastricciati. Siv è uscito dritto dallo schermo del PC e ha preso forma. Maggie, invece, è una voce incorporea che sta sia dentro che fuori la testa di Morgan. In pubblico si parlano bisbigliando, nell'intimità della cameretta conversano ad alta voce. Siv e Maggie, di solito questa gente fa così, si contendono continuamente l'attenzione di Morgan, che però deve badare anche ad altro. Ad esempio, c'è un fantasma che a volte l'abbraccia e a volte la morde. E in bagno, se si guarda allo specchio, può vedere una figura umana molto alta, incombente, il corpo color del fumo, che si vela e rivela comparendo e scomparendo proprio dietro di lei. Questo non parla, non si sa nulla di lui, semplicemente è dietro di lei, sempre. Lo chiamerà It, come il pagliaccio mostruoso scaturito dalla fantasia di Stephen King, di cui la madre è appassionata lettrice. Quando spegne la luce, a volte le capita di vedere volti bianchi con orbite vuote che aleggiano intorno a lei, ma se punta una torcia scompaiono. Il trucco della torcia, però, pare non funzionare con una ragazza di sembianze diaboliche accovacciata sul comò. In questo caso, il fascio di luce semplicemente illumina meglio il suo ghigno. Di giorno, inoltre, può capitare che il colore delle pareti coli a terra, che una nebbiolina improvvisa offuschi la vista, mentre le cavette corrono sulla loro ruota, ignare di tutto. Morgan ha un poster del signor Spock, l'ibrido umano alieno di Star Trek, le cui azioni sono esclusivamente governate dalla logica. Le piace il signor Spock e come lui ha poteri telepatici. È la schizofrenia, bellezza. Siamo nel 2010, Morgan ha 8 anni e adesso vuole anche un'amica vera con cui condividere questo mondo di imprevedibili presenze. La troverà in Peyton Isabella Leutner, che d'ora in poi chiameremo Bella. Le due si incontrano e si scelgono sui gradini della scuola, durante la ricreazione. A Morgan piacciono i libri sugli uccisori in serie. Bella li trova tutto sommato robaccia. Morgan ama il signor Spock, Bella considera socialmente dannoso essere appassionati di Star Trek. Bella fa un po' di volontariato al gattile, Morgan le confida che vorrebbe essere una gattina. Probabilmente Bella aveva un senso etico eccessivamente sviluppato e riteneva che ognuno dovesse avere almeno un'amica. Morgan, nel suo mondo fantastico, era sempre sola, come una gattina abbandonata chissà dove. E quando Morgan le parla delle voci e delle presenze, Bella le assicura di sentirle e vederle, anche se non è per niente vero. L'amicizia eterna verrà formalizzata in un vero e proprio contratto, stilato su una pagina di diario, con tanto di impronte digitali e un fiotto di urina sul foglio, per autenticarlo. A casa Morgan vede suo padre fumare pensieroso guardando la luna. Che cos'hai, papà? Te lo dirò quando compirai 16 anni. Papà piange spesso. Che cosa faresti se mamma volesse il divorzio? Porrei fine alla mia esistenza, figliuola. Una sera, dopo aver visto il Cavaliere Oscuro, pensa: quasi quasi mi faccio anch'io il sorriso di Joker con le forbici. E però Siv, l'amico che le sbava tra i capelli di notte, sconsiglia fermamente. Bella, dal canto suo, ha davvero un bel da fare a fingere di vedere tutti i personaggi frutto delle allucinazioni di Morgan, perché vanno aumentando. Si aggiungono unicorni, tartarughe ninja e un fidanzato ambiguo e violento per Siv, che si chiama Geoffrey, indossa reggicalze e gira con il seno da uomo scoperto. Cara Bella, oggi mi terrorizza particolarmente il colore rosso. Sì, lo so, sono assurda, imbarazzante e potenzialmente violenta.
le scrive in una mail. Mamma, vedo un sacco di colori. Non ti preoccupare, cara, sono le aure dell'emicrania. E però a me la testa non fa per niente male, pensa Morgan. E penso anche che Bella mi abbandonerà prima o poi. D'altro canto, le hanno già offerto di entrare in un club a patto che si allontani da me. È solo questione di tempo, anche sua madre non mi apprezza affatto. Ma non ti preoccupare, Morgan. Perché nella vita chi si somiglia si piglia, anche se a prima vista può sembrare il contrario, e dall'orizzonte viene verso di te la tua nuova amica del cuore, Anissa Weyer. Vedrai, ti piacerà, perché è molto diversa da Bella. Anissa è una che ama far rispettare le regole, se del caso ricorrendo alla violenza. A scuola, quando crede di non essere vista, piange sommessamente. Gli psichiatri forensi la diranno talmente bisognosa di un contatto affettivo, di appartenere a qualcuno, da poter rinunciare alla propria concezione di giusto e sbagliato, alle proprie convinzioni, ai propri valori. Un giorno Anissa sta guardando un video su YouTube quando le appare la pubblicità del sito creepypasta.com. Che sarà mai? Sono andato a vederlo. Si tratta di un sito per amanti di storie inquietanti. Nella homepage ho potuto leggere il titolo di una di queste storie. Eccolo. Mi hanno trasportato in un infernale universo alternativo. Oppure La campana d'ottone maledetta di Truesville. Fra i più letti, un titolo evocativo, Colui che vaga. Ma non chiedete di più a questo povero narratore. Comunque, ognuno scrive la sua storia, i lettori la valutano e sono liberi di diffonderla. Sono racconti divisi per categorie, e nella categoria entità trovate Slender Man, letteralmente l'uomo snello, ed è su questo personaggio che si appunta l'attenzione di Anissa. Slender Man è molto alto, con arti lunghissimi, indossa un abito nero con cravatta e non ha volto. Si dice che viva da più di un secolo e dalla sua schiena possono uscire da 4 a 8 tentacoli retrattili. Quando stende le braccia, le sue prede cadono in una sorta di stato catatonico. Ti può eliminare oppure può divertirsi a perseguitarti. Se lo nomini spesso, hai più probabilità di incontrarlo. Non lo puoi vedere se non vuole, perché sa mimetizzarsi. Non lo puoi fuggire, perché sa teletrasportarsi. Se Slenderman ti ha scelto come vittima, te ne accorgerai perché comincerai ad avere tutta una serie di disturbi mentali, tra cui le allucinazioni. Si dice che prediliga vivere in boschi o luoghi abbandonati e che ci siano persone completamente sotto il suo controllo, che egli usa a piacimento. Lo psichiatra forense, che si è dovuto fare una cultura su Slenderman, affermerà in giudizio che il personaggio è ben costruito e, accidenti, se mi calo nella mente di una bambina di pochi anni, senz'altro affascinante. D'altra parte, non è che una variazione sul tema dell'uomo nero o, dalle mie parti, dell'uomo col sacco. Nelle favole può ricordare il pifferaio magico, che alla fine, per vendicarsi, rapisce i bambini e con loro scompare nel ventre di una montagna. E poi, che cos'è l'esperienza umana se non provare a dare un nome e un volto a ciò che nome e volto non ha, nel bene e nel male? Anissa si innamora ben presto di queste storie, con ogni probabilità scritte da coetanei. È bello spaventarsi in tutta sicurezza nella propria cameretta. Anissa e Morgan si conoscono quando la prima tira un pugno sul braccio della seconda. Amore a prima vista. Prenderanno insieme lo scuolabus, discorrendo di Harry Potter, storie dell'orrore, leggende urbane. Di tanto in tanto Anissa la colpisce senza motivo. Morgan pensa a lei come a una gatta dominante e riserva per sé e per Bella il ruolo di cucciole. A Morgan piacciono i modi rudi di Anissa, a Bella non tanto, e si stupisce che Morgan le mostri tanta deferenza. Morgan si lamenta con Anissa di alcune ragazze che proprio non le piacciono. Lei risponde via email e
eliminale con il fuoco e con lo zolfo. E poi subito un'altra mail in cui aggiunge "e con i coltelli" in carattere maiuscolo. Sull'autobus c'è un ragazzino di nome Lance, invaghito di Morgan, e che si intromette nella conversazione introducendo argomenti sensuali. Sembra che a Morgan questa attenzione non dispiaccia, ma dispiace ad Anissa, che gli dà un pugno sul naso. Morgan riflette un attimo e poi gli tira uno schiaffo. Ma queste sono bazzecole. Torniamo a Slenderman. Quando Anissa lo propone a Morgan, quest'ultima ne è profondamente affascinata perché lei, Slenderman, lo ha sempre visto, colore del fumo, dietro di lei mentre si specchia in bagno, che si vela e si rivela, alto e senza volto. Non c'è dubbio, per Morgan Slenderman esiste per davvero. Anissa invece ha bisogno di qualche riflessione prima di convincersene, due in particolare. La prima, c'è un personaggio che si chiama Jeff l'Uccisore, ma il suo vero nome, secondo l'autore del racconto, è Jeffrey Woods. Ebbene, nel 1998 un tal Jeffrey Wood è stato arrestato per una rapina e un'uccisione presso una stazione di servizio. Ok, a questo manca una S nel cognome, ma sono dettagli. E se Jeffrey Woods esiste davvero, allora tutti i personaggi del sito Creepypasta sono reali. La seconda, Slenderman è apparso per la prima volta nel 2009 in una fotografia. Lo si vede dietro un gruppo di ragazzi. Ebbene, quel ragazzo in primo piano ha il volto paffuto come quello di Anissa, i capelli scuri come quelli di Anissa, acconciati come quelli di Anissa, gli occhi scuri come quelli di Anissa. Ebbene, Anissa ne deduce che quella foto debba essere per forza reale. Morgan, dal canto suo, scrive una storia su Jeff Woods. Immagina la sua infanzia, solo, maltrattato e riempito di psicofarmaci. Gli investigatori troveranno un disegno di Morgan che raffigura Jeff e avverte: non maltrattate gli altri, perché una volta che avete iniziato, non potrete che fare sempre peggio. Peggio è scritto in maiuscolo ed è scritto col sangue. Ho letto che il palazzo di Slenderman si trova in una foresta, quindi potrebbe vivere nella Nicolet National Forest, che si trova solo a 300 miglia da noi. E se fossimo in pericolo? Non puoi fare del male a Slenderman. Lui ti vede sempre. Non guardare dalla finestra. Sei una strana bimba. Ti userò. Nessun aiuto viene mai. Scrive Morgan. Quando Morgan cerca di coinvolgere Bella in questo nuovo turbinio di immagini di morte, ella ritiene che sia venuto il momento di dire la verità. No, Morgan, non ho mai visto i tuoi amici né sentito le loro voci. Per me non erano altro che un modo per starti vicina e per giocare con te. Anzi, per cortesia, non mandarmi più alcuna immagine che provenga da quel sito. Bella non può sapere che la cosa più cara al mondo per uno schizofrenico sono le sue allucinazioni, per quanto terribili. Per uno schizofrenico le allucinazioni, quali che siano, sono l'estrema difesa contro l'orrore vero, che non ha nome, né forma, né suono, un'infinita tela bianca. È per questo che Morgan si sente respinta in una maniera diversa da come potrebbe sentirsi una persona che scoprisse che l'amica non condivide una qualche sua passione. In questo caso si tratta di gusti, nel caso di Morgan, di negare la sua dignità di essere vivente. E invece io continuerò a mandartene e ti avverto, se le guardi per più di 2 secondi, impazzirai. Gliene manda moltissime, di Slenderman, certo, ma anche di Maskey. Guarda caso un paziente psichiatrico che diventa una furia quando indossa la sua maschera. Bella non ci crede, sua madre le ha dimostrato che si tratta di fantasie di ragazzini, tuttavia si comporta come scrisse Stephen King nel suo saggio Danse Macabre.
So benissimo che non c'è nessun essere mostruoso pronto ad afferrarmi, acquattato sotto il mio letto, e però mi guardo bene dal mettere un piede fuori dalla coperta. Comunque, l'amicizia non si rompe, tuttavia l'incanto e l'intimità sono come non fossero mai stati, e a Morgan non rimane altro da fare che confidare ad Anissa che lei, quando si guarda nello specchio del bagno, Slenderman lo vede per davvero. Che si vela e rivela, incombente, senza volto e con il corpo color del fumo. Anissa non solo le crede, ma ne è terribilmente affascinata. Potremmo cercare di raggiungere la sua dimora nella foresta e offrirci come sue ancelle piuttosto che star qui ad aspettare che ci uccida. Guarda là tra i rami, le dice Morgan indicando dal finestrino dello scuolabus. Ci sta seguendo. All'inizio è Morgan che lo vede per prima, dissimulato tra gli alberi, poi anche Anissa lo scorge. Ci sta seguendo, è solo questione di tempo. A volte Anissa imita un po' troppo Morgan, che sullo scuolabus a volte è scossa da tremiti. Si tratta di una malattia nervosa indotta da Slenderman. E però pensa Morgan. Se Bella ha finto di vedere il mio mondo, cosa mi assicura che anche Anissa non stia fingendo? Per cui la mette alla prova. Ecco Slenderman sul ciglio della strada. Eh sì, parrebbe proprio lui, risponde prontamente Anissa. E invece Slenderman non c'è, non in quella occasione, e Morgan pretende delle scuse. Riceverà una mail in cui Anissa spiega: ok, è vero. Non lo vedo proprio tutte le volte che me lo indichi, però lo vedo e non ti tradirò mai. Non ho mai tradito nemmeno una semplice amica. Figurati se tradirei la persona con cui ho intenzione di passare il resto della mia vita. Morgan risponde: va bene, ti perdono. Del resto ho usato i poteri del signor Spock per impedirmi di provare troppa delusione. Ma tieni a mente questo. Se menti, me ne accorgo e le malattie mentali non sono uno scherzo. Tuttavia, pensa Morgan, se io e soltanto io vedo sempre Slenderman, ciò non può che significare che lui mi ha scelta come sua ancella. Anissa desidera aiutarmi, ma sono io la vera ancella e se non farò quel che lui desidera, egli eliminerà tutti i nostri cari. Non si scappa. C'è un'unica soluzione, qualcuno deve morire per Slenderman. E a questo punto della vicenda ormai abbiamo capito tutti che la vittima predestinata è Bella. Non si capirà mai da quale delle due testoline sia venuta l'idea. Su un piano di realtà che qui non rileva, Morgan avrebbe potuto desiderare di vendicarsi di Bella per via della pretesa di vedere quel che lei vedeva realmente. D'altro canto, Anissa avrebbe potuto desiderare di liberarsi di Bella e avere Morgan tutta per sé. Ma non ha importanza, il piano è stato discusso, costruito, immaginato da entrambe. Dovremmo uccidere Bella, è il modo più facile per diventare ancelle di Slenderman e scampare dalla sua ira. Ti dirò di più, sacrificare una persona a cui si vuole bene vale doppio. Le cogitazioni sullo scuolabus si fanno sempre più fitte. Secondo me dovresti dare una festicciola notturna, Morgan, e quando Bella si addormenta, credo che un fendente al collo dovrebbe bastare. E poi, se guardi una persona negli occhi, vedi la tua immagine riflessa nella pupilla, è come se uccidessi te stesso. Me ne potrei occupare io? Sì, sono d'accordo, tuttavia abbiamo bisogno di un piano di fuga. Perché se ci beccano ci friggono sulla sedia elettrica. Nel Wisconsin non c'è la pena di morte, ma è un dettaglio, la pena di morte c'è come nelle due testoline, e tanto basta. Ti dico, dai miei studi su Slenderman è altamente probabile che viva nella Nicolet National Forest, probabilmente nel centro geometrico della foresta. Da qui alla foresta sono necessarie dalle 100 alle 103 ore di cammino, riposo escluso. Probabilmente incontreremo Goffredo l'uccisore, ma in questo caso potremo difenderci con lo spray al peperoncino.
Se incontriamo Meskin, invece, pare sia sufficiente offrire una fetta di cheesecake. Dobbiamo inoltre pensare anche a difenderci dai tassi che in questa zona abbondano. Senz'altro, ma ci pensi, dovremo vivere per sempre in quella foresta e non uscirne mai. D'altra parte, non possiamo fare diversamente, altrimenti Slenderman ci fa fuori tutte e due, famiglie comprese. Fa ridere, ma chi scrive, all'età di Morgan e Anissa, ha provato sentimenti d'amore pure effimeri per una ragazza di un cartone animato giapponese. Le due testoline avevano anche elaborato un linguaggio in codice, perché ogni scuolabus trabocca di orecchie indiscrete. Ed ecco che l'insano proposito diventa il fatto, il coltello diventa il cracker e il trasloco a casa di Slenderman il campeggio. Fra gli adulti, l'unica persona sicura che Morgan fosse matta da legare era la madre di Bella. Senz'altro per il fatto che una notte a casa di Bella si sono industriate a costruire una rudimentale Molotov nel ripostiglio, che ha rovinato la moquette, rotto un vaso e rischiato di dar fuoco alla casa. Le due hanno disattivato i sensori del fumo per non svegliare i genitori di Bella e hanno provato a rimediare alla Belle meglio, ma c'è dell'altro. Ciò che impressionò la madre di Bella fu la sfacciataggine quasi violenta con cui Morgan negava l'evidenza. Comunque, qualche settimana dopo, Morgan invita Bella per la sua festa di compleanno, il 12°. Lei accetta e non sa che la sua morte è programmata proprio per quella notte, il 30 maggio 2014. Sembra proprio che il mondo immaginario stia divorando Morgan dall'interno. Si porterà un martello a scuola per difendersi da chissà cosa. Un compagno di classe la vedrà scrivere compulsivamente il verbo morire sul notebook scolastico. Certo, l'hanno vista abbaiare i compagni di classe, l'hanno vista ferirsi un ginocchio e colorare col sangue il quaderno, però insomma, a quell'età se ne fanno di cose per attirare l'attenzione. A volte, durante la ricreazione gioca con Bella, si tengono per mano. Chissà se Bella capirà che il suo sacrificio è ineluttabile e necessario. Anissa le scrive: Sto preparando la lettera d'addio per i miei ed è molto doloroso. Ti capisco, sto soffrendo anch'io, ma grazie ai poteri della mente del signor Spock posso bandire ogni emozione. Prova anche tu. 3 settimane prima del fatidico compleanno, con Bella festeggiata speciale, Morgan ingiunge ad Anissa di cancellare ogni mail che si siano scambiate e di cancellarle anche dal cestino. Poco prima della festa funesta, Bella riceve con stupore le scuse di Anissa. Scusami se a volte ti ho picchiata senza motivo. Sì, Anissa pare percuotesse persone con motivazioni come ho fame, ho mangiato troppo zucchero, avevo bisogno di muovere le mani. Tuttavia, pensa Bella, se si è scusata, forse non è poi così cattiva. Il papà di Anissa, quel venerdì 30 maggio 2014, se lo ricorda bene perché la figlia lo abbraccia e gli dice che gli vuole bene, non l'aveva mai fatto prima. La mattina c'è scuola, Morgan ha un test di matematica, Anissa ha una cosa che si chiama FLIGHT. Acronimo che sta per Facilitating Learning Through Integration, Guidance, High Expectations and Technology. E all'interno di quella cosa sta studiando una cosa che si chiama Positive Behavior Intervention. Chi scrive si chiede se non si faccia prima a mandarli direttamente da Scientology. Comunque, dentro queste sigle, alla fine scopri che stavano parlando del rischio d'estinzione del pangolino. Comunque, la campanella suona, le lezioni sono finite e il fine settimana può cominciare. Anissa torna a casa, prepara lo zaino, mette il cellulare in modalità aereo e lo lascia in camera. Non le servirà, penserà Slenderman a guidarle. La casa di Morgan pare una casa normale. Non fosse che esiste solo uno specchio, quello nella stanza da bagno, perché il padre è terrorizzato dalla propria immagine riflessa.
Manca l'invitata speciale, Bella. Mamma ha da fare e potrà accompagnarla solo un poco più tardi. Con quale diritto tua madre interferisce con la nostra festa? E comunque non ti preoccupare, mando papà e il suo demonio a prenderti. Dopo un pomeriggio passato sui pattini a rotelle, sotto lo sguardo multiplo di papà Matt, eccole tutte e tre a casa di Morgan. Anissa le ha regalato una tazza di Star Trek, Bella una pistola a sparaschiuma e nastro adesivo decorato con gli orsetti. Bene, pensa Anissa, lanciando un'occhiata di intesa a Morgan. Sì, bene, perché avevano concordato che prima di tagliarle la gola l'avrebbero imbavagliata con del nastro adesivo. Sfortunatamente, Anissa l'aveva dimenticato a casa. Fortunatamente, la vittima designata ha involontariamente rimediato a questa dimenticanza. Le chiuderemo la bocca con il suo stesso nastro adesivo decorato. Morgan e Anissa giocano ai Sims. Bella si sente un poco, è il caso di dirlo, tagliata fuori e si mette a letto, facendo attenzione a dar le spalle alla finestra, in modo che Goffredo l'uccisore non possa portare a termine i suoi propositi. Poi ci ripensa e torna di sotto. Intanto le caviette corrono sulla ruota, ignare di tutto. Anissa non aveva previsto nemmeno che le sarebbe venuto tanto sonno tanto presto, ben prima di Bella. Come fare? Morgan le ingiunge di dormire un po'. Ti sveglio io. Ho messo la sveglia alle 2, ora dormi. All'1:30 Anissa si sveglia e vede che anche Morgan è sveglia. Vai a riposare ancora un po', ti sveglierò io. Morgan non dorme. Pensa che non potrà più prendere per mano Bella, che non la vedrà più. Allora toglie la sveglia, puntata sulle 2 di mattina, per dare a Bella almeno un'ultima alba e per vedere se questa cosa davvero non si possa rimandare indefinitamente, dirà poi agli investigatori. Sta di fatto che Morgan sveglia Anissa che sono già le 5:30 del mattino. Perché mi hai lasciata dormire? Facciamolo adesso, dice Anissa indicando Bella che dorme. Ma subito le viene un'altra idea. Perché non facciamo qualche quiz su quotv.com? Quando Bella apre gli occhi, vede le due sveglie, vicine, intente a rispondere alle domande dei quiz e ancora una volta si sente messa da parte. Anissa si volge verso di lei e le dice: Ho una domanda per te. Che cosa faresti se qualcuno volesse accoltellarti? Probabilmente mi metterei a gridare, risponde l'agnello sacrificale. Quando è ormai mattina fatta, le instancabili bimbe, dopo aver fatto colazione con marmellate e ciambelle, e notiamo di passata che Morgan non dorme da 24 ore, giocano a indossare i costumi. Bella si veste da principessa, Anissa da, così dice, Prostitroll, un ibrido fra una donna che fa commercio del suo corpo e un troll. Non sappiamo se nell'accezione di provocatore online oppure di essere malefico delle foreste scaturito dalla fantasia teutonica. Ed infine Morgan, vestita da Data, un personaggio di Star Trek, una forma di vita artificiale con una memoria da 100.000 terabyte. Dobbiamo farlo oggi al parco. Va bene. Morgan prende un coltello dalla cucina e chiede a mamma Angie se possano andare a fare un giro al parco. Prima di uscire, Morgan indossa una pesante giacca a vento invernale e Anissa calzature da neve. Non fa tanto freddo, ma loro sanno che la piccola gita al parco cittadino è solo una tappa verso l'immensa Nicolet National Forest, dove Slenderman, silenzioso, le attende. Mamma Angie non potrà riabbracciare sua figlia se non 5 mesi dopo. Come mai ti sei portata appresso quella borsa così grande? Chiede Bella. Nel caso avessimo fame, ci sono degli snack. Effettivamente le due testoline avevano pensato a rifornirsi di barrette energetiche,
ai cereali e al burro di arachidi per il lungo viaggio. Quando Bella non guarda, Morgan apre un poco la giacca a vento e la lama del coltello balugina. Anissa pensa, allora è vero, stiamo per farlo per davvero. Anissa aveva deciso di compiere il sacrificio di Bella nei bagni pubblici del parco cittadino, per due ragioni. In primo luogo, la presenza a terra di uno scolatoio avrebbe garantito il deflusso del sangue e poi avrebbero potuto sistemare il cadavere sulla tazza, chiudere dall'interno e scivolar fuori attraverso lo spazio tra il pavimento e la porta. In questo modo, chi si fosse chinato avrebbe visto le gambe di Bella e non si sarebbe allarmato. Una rappresentazione che da sola dimostra qualcosa di più che un piano architettato da una bambina di 12 anni. Vedremo più avanti se e quale genere di problemi abbia Anissa. Le possiamo vedere che giocano insieme nell'area attrezzata, finché non viene il momento. Adesso è l'ora. Morgan si reca nell'antibagno canticchiando, sceglie un cubicolo, ci si infila e poi chiama le altre due. Venite a vedere che cosa hanno fatto i vandali. Anissa e Bella la raggiungono e non c'è nessun atto vandalico da contemplare, no. C'è prima di tutto una lezione da ascoltare. Morgan spiega a Bella il mondo di Slenderman e il concetto di ancelle e servitori. Poi le ingiunge di sedersi in un angolo. Bella si siede, ma non nell'angolo indicato. Morgan prende le sue mani, le incrocia dietro la schiena e attende. Il colpo non arriva. Anissa ci sta mettendo troppo. Morgan lascia libere le mani di Bella e dice: Anissa, vieni, debbo parlarti, ma in un altro box, da sole. Bella le sente confabulare, sente. Pensavo fossimo d'accordo che l'avresti fatto tu. Il coltello passa tra le mani delle due testoline finché non torna definitivamente in quelle di Morgan, che lo nasconde in borsa. Tornano nel cubicolo dove Bella è rimasta e questa volta è Anissa che le prende le mani e le trattiene dietro la schiena. Morgan affonda il suo sguardo negli occhi di Bella, mentre Anissa, da dietro, le sussurra: Chiudi gli occhi. E vai a fare la nanna. Si dice che questa sia la frase che Goffredo l'uccisore sussurra alle proprie vittime prima di dar loro la morte. No, non lo posso fare, non sono per nulla stanca, risponde Bella, evidentemente ignara di tutto, proprio di tutto. D'altronde, noi lo sappiamo, ma lei il coltello non l'ha ancora visto. Morgan esita, va un po' avanti e indietro, si mette a canticchiare una canzoncina triste. Anche Anissa canticchia. Bella le osserva, seduta a terra con le spalle contro il muro. Non posso farlo io, ho troppa paura, dice Morgan. Lo devi fare tu. Anissa la abbraccia. No, non posso farlo nemmeno io. Forse puoi picchiarla, però. Sì, ci posso provare. Anissa si avvicina a Bella e le sferra un pugno in fronte, un vero pugno che le farà battere la nuca sulla parete. Bella si arrabbia e pretende pronte scuse che arrivano. Scusami, mi stavo annoiando e avevo bisogno di qualcosa da fare. Bella è stanca di queste stupidaggini, vuole uscire da quel bagno, chiamare la mamma e tornare a casa. Vai pure fuori a giocare, le dice Morgan, ma resta nei paraggi. Bella, inspiegabilmente, obbedisce. Quando le due escono dal bagno, trovano Bella intenta a giocare da sola. Andiamo a fare una passeggiata, Bella. Vai avanti tu. Lei si incammina e sente le due dietro sé confabulare. Lo dobbiamo fare in modo silenzioso, lo faremo in quel boschetto. Alla fine della strada che stanno percorrendo si apre infatti un piccolo bosco. Bella, perché non giochiamo a nascondino laggiù? La abbatteremo come due leonesse contro una zebra. Oppure, se preferisci, possiamo fare un po' di birdwatching, Bella, le dice comprensiva Morgan. Su via, giocare a nascondino piace a tutti. No, non voglio. E dai, prima giochiamo a nascondino e poi faremo un gioco di tua scelta. E va bene. Quel bosco non è addomesticato, non ci sono sentieri, è pieno di rovi e sterpi, tra i quali è difficile farsi largo.
Le persone che hanno fiducia in te, dirà Morgan all'investigatore, sono molto credulone. Mentre Morgan fa la conta, Anissa conduce Bella in una piccola radura e la invita a sdraiarsi a pancia in su, col segreto proposito di sederle sopra e immobilizzarla meglio. No, non mi sdraierò, c'è fango e non mi voglio sporcare. Non si sdraia, piuttosto si mette a raccogliere fiorellini. Anissa, lo sapete, è una che ama le regole, soprattutto le sue, e non può tollerare che Bella le disobbedisca ancora una volta. Già prima non aveva chiuso gli occhi, non si era messa a fare la nanna, e adesso ancora storie. La afferra, la sbatte a terra e si siede sopra di lei. Bella si mette a urlare. Se c'è una cosa che non so gestire, sono le persone che urlano, dirà Anissa. Morgan ha osservato tutta la scena dall'altra parte della radura in silenzio. Chiunque abbia studiato per bene Slender Man sa quanto sia pericoloso giocare con la sua pazienza. È facile immaginarlo nel suo palazzo, che tamburella impaziente le dita filiformi e scheletriche sul tavolaccio, in attesa della notizia della morte di Bella. Anissa si toglie, Bella si alza. Morgan torna a guardare Bella che coglie fiori. Per mesi Morgan ha disegnato se stessa con baffi e orecchie da gatto e un coltellaccio grondante sangue in mano. Aveva concepito anche, come Goffredo l'uccisore, una sorta di motto d'addio per la vittima. Se Goffredo dice è ora di fare la nanna prima di infliggere il colpo letale, ella ha scelto invece non preoccuparti, sono solo una piccola gattina. Morgan tentenna, il coltello ancora non si vede. Anissa la abbraccia e lei le sussurra: non riesco a farlo, dovresti farlo tu. Sei tu quella che conosce i punti del corpo in cui affondare la lama. Sei tu quella che ha scoperto online che si possono infliggere ferite profonde perfino usando un semplice bastoncino. No, voglio che sia tu a farlo. Su via, non esitare. Anissa è molto infastidita dalle esitazioni di Morgan. Quasi vorrebbe tornarsene a casa e fare come se nulla fosse accaduto. Dopotutto, non è ancora accaduto nulla. Si allontana un poco da Morgan, dandole le spalle, fa qualche passo e poi si volta di scatto. Cucciola, adesso! Morgan stavolta obbedisce, si avvicina a Bella con uno strano sguardo in volto, la ghermisce, la butta a terra, le preme il volto nel fango e sale a cavalcioni su di lei. Lasciami, non riesco a respirare. Mi dispiace, Bella, ma lo devo fare. È l'unico modo per aver salva la vita. Qualcuno di Creepypasta mi sta perseguitando. Questa volta il coltello si vede e affonda nelle carni di Bella molte volte. Anissa guarda e pensa con stupore a quanto tempo ci voglia. È ben diverso rispetto ai videogiochi. Bella urla, continua ad urlare, ci sta mettendo troppo e le urla sono l'unica cosa che non riesco a gestire. Ok, adesso basta, è sufficiente. Morgan obbedisce e si alza in piedi e rimane in attesa. Attende qualche particolare sensazione. Ha appena inflitto 17 coltellate. In realtà di più, come risulterà dalle perizie, alla sua migliore amica, e ciò che adesso prova è nulla. Sente Bella che urla, ma non prova proprio nulla. Vede le parole amore, speranza e giustizia scritte sulla maglietta di Bella che lentamente scompaiono in un dilagante rosso carminio. Aiutatemi! Perché l'avete fatto? Io mi fidavo di voi e ora io vi odio. Morgan sembra faticare a stare in piedi, si appoggia ad un albero. Aiutatemi, non riesco a vedere bene. Come ti ho già detto, ho dovuto farlo perché qualcuno di Creepypasta mi perseguita. Non ci credo, le grida finalmente Bella e Morgan si arrabbia. Il delirio è la cosa più cara al mondo per gli schizofrenici. La branca e la sbatte nuovamente a terra. Non sto scherzando. Io ti odio, ti odio, ti odio, io vi odio. Anissa sorregge Bella per un braccio e le dice: andiamo,
La via per casa è da questa parte. Mente, vuole solo distrarla e fare in modo che la smetta con tutto quel chiasso. E poi, se ti sdrai, perderai sangue molto più lentamente e smetti di urlare, anche questo serve. Bella, povera bambina, vuole crederle e si sdraia senza urlare più, solo qualche singhiozzo. Morgan si avvicina, si accoscia accanto a Bella e cerca di tamponarle una ferita con una foglia. Non toccarmi. Dopodiché è ora di andare. Andremo a cercare aiuto. E la lasciano lì, nella radura, insanguinata e moribonda, sola. Hai visto, Morgan? Ti sono stata vicina sempre, la conforta Anissa. Per fortuna, quella mattina a Waukesha c'è una gara di beneficenza e per fortuna Greg Steinberg ha deciso di parteciparvi. Ma la fortuna ancora più grande è che ha deciso dopo la gara di rincasare imboccando una certa scorciatoia con la sua bicicletta. È su quel sentiero che incrocia Bella. La ragazzina è riuscita a trascinarsi al di fuori del nido di sterpi in cui le due piccole serpi l'avevano costretta. Il pallore della morte è quasi sul punto di prendersi i colori del suo viso, ma è ancora viva. Vede poco, ma riesce a parlare un poco. Aiutami, mi hanno pugnalata. Steinberg è veloce e preciso. Poco più lontano c'è un poliziotto di nome Dan che è intento a fotografare una scritta inappropriata che qualche birbante ha ottenuto modificando il nome di un negozio di noleggio video, quando la sua radio gracchia di una ragazzina ferita, poco distante. Ci mette un minuto a raggiungerla. E vede quel che noi abbiamo già visto, chi è stato la mia migliore amica. A prima vista le ferite paiono tutte potenzialmente letali e Bella ora non è più in grado di parlare. Al pronto soccorso, tuttavia, riuscirà a rispondere ad alcune domande muovendo semplicemente il capo, sì oppure no. L'investigatrice ha un primo quadro della situazione. L'aggressione è avvenuta nel bosco e con Bella c'erano altre due ragazzine. La madre di Bella sente le infermiere che contano le ferite, 5 sul braccio, 7 sulla gamba, in tutto sono 19. Sì, 19, conferma l'altra infermiera. Le porte della chirurgia d'emergenza si chiudono. Intanto, la polizia a casa di Morgan non trova nulla se non una madre angosciata. A casa di Anissa, invece, il cellulare in modalità aereo e un testamento. Voglio che tutto quello che possiedo vada ai miei genitori. Il mio ultimo saluto va a coloro che mi hanno a cuore. Non addoloratevi per la mia assenza, piuttosto ricordatemi per come ero. Vi voglio bene e non vi farei mai del male. Non dimenticatemi. Per strada, invece, le stanno cercando, con gli elicotteri, con i cani, con le pattuglie. Le due testoline si sono nascoste in un fossato e lo percorrono chinate in modo da non essere viste. Hanno paura che sparerebbero loro. Anissa pensa che vorrebbe semplicemente andarsene a casa. Tuttavia, se lasciasse Morgan da sola, forse Slenderman potrebbe abusare di lei, oppure potrebbe essere investita da un'auto, oppure potrebbe aggredirmi. Dopotutto adesso è un'ancella di Slenderman a tutti gli effetti. No, andiamo avanti insieme e per confortarmi canterò una canzoncina. Si lavano in un ruscelletto, Anissa conserverà evidenti macchie di sangue sulla maglietta e ad un certo punto ad Anissa pare proprio di aver visto Slenderman con la coda dell'occhio. Morgan sente un ramoscello spezzarsi. Forse Slenderman è davvero qui. È questo che le induce a rientrare nel bosco. Forse Slenderman vuole evitar loro il lunghissimo esodo verso la Nicolet National Forest. Forse ce le porterà, anzi, teletrasporterà direttamente lui. È proprio per questo che si addentrano nuovamente tra gli alberi, ma non trovano Slenderman. Trovano un più modesto e meno demoniaco campeggio, dal quale sottraggono prudentemente un insetticida. Sapeste quante zanzare in quelle foreste? Vorrei vedere voi a doverci passare il resto della vita. Morgan decide di evocare direttamente Slenderman. Con lo stesso coltello con cui ha quasi ucciso Bella, incide su un tronco il simbolo di Slenderman, una X sopra un cerchio,
e poi lo tocca devotamente con la fronte. Lo stesso farà Anissa. Morgan recita parole incomprensibili ed un tratto accade, sempre con la coda dell'occhio, ad Anissa pare di vedere le lunghe, sottili e fatali braccia di Slenderman. Poi scompare. Il messaggio è evidente, vuole che lo raggiungiamo nella Nicolet National Forest e va bene, pazienza, ci toccheranno dalle 100 alle 103 ore di cammino. Le due testoline procurano di muoversi il più possibile celate dalla vegetazione, ma hanno sete e in fin dei conti quel grande magazzino laggiù ha un bagno pubblico in cui possono riempire d'acqua le bottigliette e lavarsi un poco meglio. Nessuno le noterà, due dodicenni che canticchiano canzoncine senza parer di nulla. Dopodiché, la corrente del Fox River scorre verso nord e noi la seguiremo. Siamo sulla strada giusta. Durante una sosta, Morgan sfoglia un album di famiglia che aveva portato con sé e scoppia a piangere. Per un'interminabile mezz'ora, ci dice Anissa, che sul momento decide che la sua amica ha bisogno di mantenere alti i livelli di zucchero nel sangue se non vuole impazzire del tutto. Comunque, le cose vanno piuttosto bene. Sembra che l'influenza di Slenderman sia incomprensibilmente legata alle acque del fiume. Se se ne discostano troppo, sembra loro di trovarsi smarrite. Quando giungono appena fuori Waukesha, sul limitare della cittadina di Pewaukee, l'autostrada taglia di netto il loro percorso. Come attraversarla? Il giubbotto di Morgan è lordo di sangue, il rischio di essere notate è troppo alto. Sono passate 5 ore dall'accoltellamento di Bella. Le due percorrono 3 miglia nella direzione sbagliata, sbagliata per così dire, perché lo sono tutte sbagliate. Fanno una breve sosta in un cimitero. È strano, queste barrette energetiche fanno schifo, non riesco a mangiarle. Finalmente, una donna vede due ragazzine, una bionda e una mora, pericolosamente nei pressi dell'autostrada, sole, e lo segnala alla polizia. Che ne pensi, Morgan? Potremmo ancora tornare a casa? No, se torniamo verremo uccise o incarcerate a vita. L'adrenalina lascia spazio alla spossatezza. Dopotutto hanno dormito poco o nulla entrambe la sera prima e adesso hanno già percorso 16 chilometri sotto il sole di fine maggio. Anissa sembra realizzare d'un tratto quanto siano in difficoltà ed attribuisce la colpa di tutto a Morgan. Poi raggiunge un ruscello che costeggia l'autostrada e si sdraia. Non c'è acqua, ma rocce fresche sulle quali riposare. Morgan vede in cielo alcuni grossi volatili e pensa: ecco, Anissa si è sdraiata, così gli avvoltoi la penseranno morta e la faranno a brani. Ma no, che non voglio essere mangiata dagli avvoltoi, sto solo riposando, vieni anche tu, e poi sono falchi, non avvoltoi. Morgan prega: Slenderman, se stai ascoltando, aiutaci. Non stava ascoltando, evidentemente. Purtroppo Slender non ha fatto un bel niente, sospira Anissa, che ora, come tutte le bambine e i bambini e gli adulti e le adulte in estrema difficoltà, vuole la mamma. Quando la polizia le intercetta lì, sul ciglio dell'autostrada, Morgan dichiarerà subito di essere stata costretta ad uccidere la sua migliore amica. Anissa, invece, si dirà spaventata. Nella stanzetta degli interrogatori, cui Morgan giunge legata come un salame, il detective Casey la libera dalle manette, ai polsi e dalle catene ai piedi. Si stupisce quando Morgan agita le mani in maniera convulsa e insensata, con il capo reclinato. Sono le cosiddette stereotipie, movimenti ritmati e reiterati senza necessità né significato apparente, frequenti nell'autismo e nella schizofrenia. Maggie, ve la ricordate, è l'amica incorporea, la prima amica immaginaria, la cui voce si manifesta sia dentro che fuori la mente di Morgan. Ebbene, Maggie raccomanda, non dire nulla, appellati al quinto emendamento. Mentre i detective hanno a che fare con le due testoline che uno psichiatra londinese di fine 800 avrebbe classificato come lunatiche, e uno milanese come originali, Bella sopravvive a due interventi chirurgici. Lacerazioni profonde avevano raggiunto il fegato, il pancreas, la milza, lo stomaco.
Un fendente ha mancato di un solo millimetro il cuore. Non ha ancora ripreso conoscenza, ma i medici confidano che sopravviverà e sopravviverà. Certo che lo vedo nei miei sogni, ma quando lui decide di catturarti, tu cominci a sentirti male. Sono i sintomi della malattia di Slender, dovuta alle radiazioni sigma che emette. Ma perché vuoi sapere tutte queste cose su Slender? 2 giorni dopo, le due testoline sono davanti alla corte, ovviamente legate come salami. Catene ai piedi, manette alle mani. D'altra parte, cosa c'è di più pericoloso di un paio di dodicenni disarmate in un'aula di tribunale zeppa di adulti, ma soprattutto di agenti? Ma la cosa indegna di un paese civile è che le due testoline rischiano rispettivamente 65 e 45 anni di carcere. Se avessero compiuto un qualsiasi reato efferato in Italia, ricordiamo che non avrebbero dovuto nemmeno subire un procedimento. In Italia, al di sotto dei 14 anni di età, non si è imputabili. Qualsiasi reato si commette ed è giusto così, se ci si vuole chiamare esseri umani e non animali vendicativi. Ma in questo caso c'è di più. Nel Wisconsin, come d'altra parte in altri stati nordamericani, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, è invalsa la disgustosa abitudine di non distinguere tra minori e maggiorenni, grazie al fortunato termine coniato da un professore di scienze politiche di Princeton, il super predatore. Lascio a voi immaginare quanto possa piacere a quelle genti un termine simile. In quell'Occidente tutto deve essere super, anzi, great. Il super predatore, secondo il professor Di Lullio, è una sorta di criminale precoce per cui non è possibile redenzione e che va tolto di mezzo senza troppi complimenti. Fanatico cristiano, razzista, Di Lullio avverte. Questi piccoli super predatori, cresciuti nelle periferie in condizioni di povertà morale, non sono sensibili a provvedimenti deterrenti né correttivi. Guardatevi dai super predatori, sono giovanissimi, violentissimi e stanno aumentando a dismisura. Ebbene, molti stati hanno adeguato le loro leggi temendo le profezie dell'ispirato di Lullio. La criminalità giovanile ed irredimibile sta crescendo di giorno in giorno e poco importa che sia stato smentito dall'ambiente accademico e dai numeri. In quegli anni la criminalità giovanile era diminuita di un terzo rispetto al decennio precedente. Poco conta che perfino gli americani si siano accorti che se fai accedere un minore ad un sistema penitenziario per adulti, guarda un po', le recidive aumentano. Bene, noi siamo nel 2014 nel Wisconsin e per quanto riguarda i casi con capi di imputazione dalla tentata uccisione in su, verrai processato come adulto sin dai 10 anni d'età. L'avvocato di Morgan ingaggia il dottor Kenneth Robbins, psichiatra, in modo che valuti la sanità di mente della piccola. Il dottor Robbins è famoso perché ha esaminato, ai fini della capacità di intendere e di volere, un celeberrimo criminale, Jeffrey Dahmer. Quando gli chiederanno della differenza tra Morgan e Dahmer, risponderà: è semplice, Dahmer era capace di intendere e volere, Morgan non lo è. Il dottor Robbins non ci metterà molto a farsi convinto dello stato di psicosi florida di Morgan, per due ragioni. La prima, il convincimento di Morgan per cui avrebbe dovuto agire in giudizio per evitare che Slender Man facesse del male a lei oppure ai suoi genitori. La seconda, non le importa assolutamente nulla del carcere, perché grazie ai poteri della sua mente, alla maniera di Spock, può evitare emozioni. E in aggiunta teletrasportarsi dove le pare. Altri psichiatri l'hanno vista, uguali le conclusioni. Durante un colloquio afferma di intrattenersi frequentemente in festicciole notturne con Voldemort, quello di Harry Potter. Molto spesso dice, a meno che lui non sia via per lavoro.
Un piccolo inciso, brevissimo. Ai genitori di Bella, tutti quei rammendi chirurgici costeranno 250.000 dollari, parte dei quali verranno raccolti grazie a iniziative caritatevoli private. E questa non è civiltà, una volta di più. Entrambe subiranno un processo presso una corte penale per adulti. Quando verrà in questione la capacità di intendere e di volere delle due, ci si riferirà al concetto di folie à deux. Il disturbo psicotico condiviso, in cui il soggetto inducente è quello più francamente delirante, Morgan, e quello indotto, Anissa, semplicemente instabile oppure con sintomi psicotici latenti. Durante la custodia cautelare in carcere, il trattamento con antipsicotici causerà la morte uno per uno di tutti gli amici di Morgan, Siv, Maggie, Voldemort, restituendola alla capacità di comprendere ciò che ha fatto. È un momento rischioso, se ne vanno le cose cui lo schizofrenico tiene più della sua stessa vita, le allucinazioni, ed è per questo che la terapia deve per forza essere affiancata da antidepressivi. A Morgan non li danno e lei tenta di porre fine alla sua esistenza, senza riuscirci. Il procedimento nei confronti di Anissa termina con l'assoluzione per incapacità di intendere e volere e viene inviata presso una struttura ospedaliera per un periodo di 25 anni. Non di meno, dopo 3 anni di ospedalizzazione otterrà la libertà condizionale, col divieto di avvicinarsi alla vittima e geolocalizzazione con braccialetto elettronico per la durata residua della pena. Quanto a Morgan, le riconosceranno la totale incapacità di intendere e volere e la destineranno per 40 anni ad un ospedale psichiatrico, il massimo della pena possibile, secondo le leggi di quello stato. Nel 2021 rifiuta di vaccinarsi, sia mai che le vogliano fare del male surrettiziamente, e poi è in procinto di sposarsi con Abaddon, un demone ctonio alto 2 metri. Lo psichiatra che la segue afferma che non è un'allucinazione come le altre, è piuttosto un amico immaginario che ella si è costruita per ovviare alla solitudine, come d'altronde qualsiasi ragazza di ormai 20 anni, trapunta di antipsicotici, usa fare. Sarei davvero molto curioso di apprendere come si faccia la diagnosi differenziale tra allucinazione e amicizia immaginaria, ma transeamus. Diciamo piuttosto che Abaddon è talmente gentile da voler ridurre la sua statura a piacimento per poter scivolare sotto le porte e incontrare la sua Morgan. Ha una folta capigliatura scura, il volto pieno di cicatrici, un anello al labbro e una croce, naturalmente rovesciata, tatuata sulla guancia. Quando Morgan dice a mamma che presto avrà un genero così e cosà, non ne vede sul volto i segni dell'approvazione entusiasta. Ti trovo villana nei confronti del mio Abaddon. Non posso parlare di cose che per me non esistono, si dicono. Nella mente di Morgan affiorano anche domande piuttosto scomode per la madre e questa volta molto, molto pertinenti, come questa. Secondo te è stata oppure non è stata un'eccellente idea lasciarmi sola in casa tutto il santo giorno, sin dallo svezzamento, con un disoccupato schizofrenico refrattario alle medicine come unico punto di riferimento? Passiamo oltre. Il matrimonio si consuma secondo un rito satanico celebrato dallo stesso Abaddon e non ci sono invitati né in corpo né in spirito. La legge del Wisconsin permette che l'avvocato di Morgan possa chiedere le dimissioni della paziente ogni 6 mesi, ma ad oggi ci sono due cose che Morgan non vuole: parlare con suo padre e lasciare l'ospedale psichiatrico. Abaddon, dopo tutto, le è più che sufficiente. Va bene, abbiamo finito. Come sempre, vi ringraziamo molto per averci voluto dedicare il vostro tempo. Un saluto cordiale.